prova, prova, prova. Non la fa imbazzì.
Con Versano per lo scudetto, fondi per restare in Serie A Beretta anche il prossimo anno. È una sfida dalle tinte diverse che mette di fronte il miglior attacco del campionato contro il peggiore, ma quando si scende in campo i confronti vanno a farsi benedire. E allora spazio alle emozioni dei prossimi 60 minuti che si preannunciano davvero infuocati. Buonasera amiche e amici di Eleven Sports, da Vittorio Pannone, benvenuti al Palasport di Fondi, dove tra poco andremo a commentare questa prima giornata di ritorno di Serie A Beretta, che vede di fronte Banca Popolare Fondi e con Versano. L'imperativo dei biancoverdi allenati da Tarafino è quello di mantenere il primo posto in classifica, non cedendo alle pressioni di un Siena che dietro scalpita ed è a meno 3 sulla carta, la squadra pugliese è nettamente favorita, anche se alla vigilia Rossetto ha avvertito attenzione al Fondi, una squadra difficile da affrontare, un Fondi che dal canto suo deve allontanare le pressioni di fondo classifica, soprattutto dopo il successo dell'Albatro Siracusa contro il Merano, che ha fatto scivolare gli uomini di Giacinto De Santis in penultima posizione. Una gara questa quindi che si preannuncia veramente combattutissima, le due squadre hanno delle ambizioni diverse. Ripetiamo, il Conversano primo in classifica con 25 punti a più 3 sulla Ego Siena, che è secondo, e più 4 sul Sassari terzo. Conversano che è il miglior, si presenta a questa partita come il miglior attacco del campionato con 422 gol fatti, 358 sono i gol subiti. Il Fondi invece penultimo in classifica con 6 punti. Fondi che quest'oggi deve raccogliere i 2 punti per allontanarsi al più velocemente dalla zona classifica. Come vedete dalle immagini, le squadre sono già sul terreno di gioco. Andiamo allora a leggere le formazioni, partendo dalla squadra ospite, il Conversano, che si presenta a questo appuntamento con il numero 3 Cosimo Carone, numero 10 Ignazio De Giorgio, numero 1 Pasquale Di Caro, numero 12 Pasqualino Di Giandomenico, numero 8 Umberto Giannoccaro, numero 39 Arna Damzic, numero 24 Angelo Laviola, numero 33 Jacopo Lupo, numero 17 Jacob Nelson, numero 26 Demis Radovcic, numero 23 Gian Valentino Rossetto, numero 27 Giovanni Rosso, numero 6 Giampaolo Scioci, allenatore, lo ripetiamo, Alessandro Tarafino. Il Fondi invece con il numero 11 Luigi Arena, con il numero 3 Francesco Cascone, numero 2 Antonio Ciccolella, numero 6 Piero De Benedetto, numero 22 Stefano De Torre, numero 19 Luca Macera, numero 66 il neoacquisto del mercato di gennaio Fernando Marquez, ex giocatore della Handball Leno, l'altro acquisto il gradito ritorno di Jonas Matà con il numero 20, poi Alessio Micelli con il numero 7, 17 Nestor Pennacchio, numero 4 Valerio Pinto, numero 24 Daniele Ponticella, numero 31 Maxim Voljuvac, numero 44 Ivan Vulic, numero 14 Dario Zanghirati, numero 88 Luciano Zizzo, allenatore della Banca Popolare Fondi e Giacinto De Santis. Ricordiamo anche quella che è la coppia arbitrale di questa sera, formata dai signori Riello e Panetta. È tutto pronto qui al Palasport di Fondi per quella che, la ripetiamo, è la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A Beretta maschile. Dicevamo in apertura, le due squadre fanno un campionato nettamente diverso. Il Conversano, prima della classe, guida questa Serie A Beretta 2020-2021 avendo collezionato fino a questo momento 12 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Cammino invece completamente diverso per il Fondi, che ha collezionato fino a questo momento solo 3 vittorie e 11 sconfitte, squadre divise da 19 punti in classifica, ma ovviamente, come ripetiamo, fanno due campionati a parte. Prima che cominci la partita, anzi no, non abbiamo tempo perché la partita è cominciata in questo momento ed è il Fondi ad attaccare, a gestire questo primo attacco da destra a sinistra dei vostri schermi. Fondi in tenuta casalinga rosso-blu, invece il Conversano che si difende in tenuta con maglia gialla e pantaloncini neri. Il primo attacco dunque è della squadra allenata da Giacinto De Santis, che fa girare il pallone con Vulic centrale per Matà, schierato subito titolare da coach De Santis. Arena, lo scarico, l'appoggio su Vulic che torna indietro proprio su Arena, il destro di Arena che poi viene fermato da due difensori del Conversano, 9 metri, battuto in questo momento da Ponticella. Palla nuovamente tra le mani di Ivan Vulic che si appoggia nelle vicinanze su Matà. Matà ancora per Vulic, il tiro di Vulic, un fulmine al ciel sereno che sorprende Pasqualino Di Giandomenico. 1-0 per Fondi dopo nemmeno un minuto. E ora Conversano che si è portato in attacco. Qui Lupo raccoglie il pallone sui 6 metri e non sbaglia. Numero 33 di Conversano, il vice capitano Jacopo Lupo, classe 95, va a fare subito 1-1.
e ristabilisce le sorti della parità tra Fondi e Conversano quando non è passato nemmeno un minuto e 30. La partita che è iniziata subito con ritmi alti, vediamo se sarà così dall'inizio alla fine. Vulic, Fondi che si è riversato in attacco, Conversano con una difesa alta quasi sui 9 metri. Arena, l'appoggio per Matà, Pennacchio all'indietro per Luigi Arena, centrale a dettare i ritmi compagni di gioco. Vulic, l'appoggio su Luciano Zizzo, poi Arena, Matà, libera il mancino, Matà toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali, Jonas Matà 2-1 e Fondi che si riporta in vantaggio. Quando sono trascorsi due minuti nel corso di questo primo tempo, tre reti fino a questo momento, tutte bellissime. Ora la squadra di Alessandro Tarafino, chiamata a rincorrere questo gol di svantaggio. Nelson, giro pala del Conversano. Qui non andare in progressione, poi Rossetto. E viene fischiato il fallo dai 9 al Conversano. De Giorgio, centrale per Amzic, il palleggio, poi Nelson, libera il mancino e anche lui, gran gol di Jacob Nelson, lo svedese classe 88, ex Siena che si presenta a questo match con 94 reti, miglior marcatore dei suoi, perde il pallone qui, il Fondi in attacco, riparte Conversano con Rossetto che con il mancino non sbaglia e mette il pallone alle spalle della porta difesa da Maxim Voljovac, fa 3-2, quindi Conversano che trova il primo vantaggio di questo match qui, fallo ancora in attacco, fischiato alla banca popolare Fondi, Conversano che quindi può approfittare dell'ennesima ripartenza in attacco, anche se poi gli arbitri fermano il gioco e quindi concedono al Fondi tutto il tempo di riposizionarsi in difesa, quindi la squadra pugliese che potrà ragionare questa fase di attacco. De Giorgio, Nelson, Amzic, De Giorgio, Nelson, si fa vedere Sciorci, Amzic che libera il destro, ci arriva con il piedone a mettere la palla fuori, a dire di no Maxim Voljovac. Grande intervento qui del portiere della Banca Popolare, anche se c'era stato un fischio, probabilmente era stato sanzionato un fallo in attacco da parte di Conversano. Conversano che si è riposizionato tutto in difesa, tutta arroccata in difesa la squadra di Alessandro Tarafino, e il Fogni adesso che deve provare a scardinarla ragionando. Matà centrale, si appoggia su Arena, si fa vedere Daniele Ponticella, Arena all'indietro per Ivan Vulic, il croato bomber del Fondi con 80 reti. Matà, il mancino, è ancora una volta bella azione in solitaria di Jonas Matà che trova la seconda rete della serata, soprattutto va a fare il 3-3 che consente alla propria squadra di andare a riagguantare il pareggio. 3-3 che arriva dopo quasi 5 minuti trascorsi dall'inizio di questo primo tempo. Ora nuovamente Conversano a dettare il proprio gioco in attacco, Nelson si è posizionato centralmente, scambiatosi di posizione con De Giorgio che viene seguito, servito in questo momento ancora una volta, poi si stabiliscono le posizioni, De Giorgio con il destro a far rimbalzare il pallone tentando di sorprendere Voljovac che poi si lamenta con l'arbitro di linea perché dice il tocco non c'è stato, gli arbitri non sono stati invece dello stesso avviso, quindi c'è stata rimessa per il Conversano. Nelson con il pallone tra le mani a servire Ignazio De Giorgio, Amzic, ancora De Giorgio, Nelson, si fa vedere De Giorgio sui 9 all'indietro, Nelson a tagliare il campo, poi serve Amzic con il destro, grande intervento, come un gatto qui Voljovac, può ripartire in contropiede il Fondi, anche se è lesto il Conversano a schierarsi in difesa, qui Vulic perde il pallone per un attimo, poi lo riconquista, Sciorci già voleva portarglielo via, però non ci è riuscito. Allora adesso un attimo di respiro per la Banca Popolare Fondi che con tutta la calma del mondo dice ok, ragioniamo, la partita è lunga, quindi la squadra di De Santis fa girare la palla, Vulic
Arena, servito Matà. Il taglio di Zizzo, quasi con il doppio pivot, adesso il fondi qui Matà, il sinistro di Matà che con caparbietà si mette ancora una volta in mostra e va a fare il 4-3. Qui però la ripartenza del Conversano con De Giorgio che poi rimane a terra. È arrivata l'ammonizione per Luigi, no, per Luciano Zizzo, scusate, ammonizione per Luciano Zizzo per il fallo commesso su Ignazio De Giorgio. De Giorgio che per fortuna si è rialzato, comunque 4-4 il risultato tra Fondi e Conversano, anche se il tabellino qui al Palasport ancora non viene aggiornato, ma è stata convalidata la rete alla squadra di Tarafino che quindi è andata a pareggiare le sorti del match. Arena, Bulic aggressivo su di lui, Rossetto, Zizzo, De Benedetto all'indietro per Ivan Bulic, poi Arena, la solita serpentina a cercare Pennacchio che però non riesce a trovare il pallone servitogli dal compagno. Bulic all'indietro per Zizzo che raccoglie il pallone, poi De Benedetto, ci sono troppi uomini di Conversano davanti a lui e il Fondi che non riesce a superare le mura difensive della squadra pugliese. Bulic a cercare, anzi no, il tentativo era buona qui l'idea, però attenzione al Conversano e la risposta grandissima di Voljuvac su Demis Radovcic, dice di no Voljuvac al numero 26 alla sinistra di Conversano, qui però sciupa tutto la banca popolare, pallone che termina tra le mani di Pasqualino di Giandomenico che fa ripartire il suo Jacopo Lupo, raccoglie il pallone in attacco, poi però lo perde commettendo fallo. Pallone quindi nuovamente tra le mani della Banca Popolare che può riportarsi ora in attacco. Arena si appoggia nelle vicinanze su Zizzo, dialogano i due, ne approfittano per scambiarsi qualche informazione tattica. Bulic, Arena, si fa vedere ancora Ivan Bulic che serve Piero De Benedetto. Bulic alta la difesa di Conversano, non ci sono grandi spazi di manovra per Fondi, adesso Conversano può ripartire, il pallone che viene servito per Radovcic che mette il pallone dentro, 5-4 per Conversano, gol che viene convalidato in ripartenza, ha fatto male Demis Radovcic, classe 88. Fondi che quindi ha incassato la rete del 5-4, adesso ci sono un attimo di problemi nella ripresa del gioco, nel frattempo De Santis dà le indicazioni suoi di schierarsi in posizione di terzino sinistro a Piero De Benedetto, si riprende a giocare, Fondi sotto di uno, ma ora è proprio la squadra di Giacinto De Santis ad avere l'opportunità di riportarsi in pareggio. Bulic, Matà, dialogano i due, poi Bulic si appoggia su De Benedetto, sempre molto alta la linea difensiva scelta da Alessandro Tarafino questa sera, almeno in questi primi minuti. De Benedetto, Bulic, Matà, il sinistro di Matà, gran gol ancora di Jonas Matà che fino a questo momento si sta dimostrando il migliore in campo della Banca Popolare Fondi con belle iniziative personali che stanno facendo male al Conversano che difende alto, ma giustamente difendendo alto concede i tiri da fuori alla Banca Popolare Fondi e fino a questo momento Matà non ha perdonato, ha fatto 3 su 3. Nelson perde il pallone qui, poi lo recupera, scorrettezza però per lui in attacco, sanzionata dalla coppia arbitrale. Fondi che può ripartire, adesso ha l'opportunità di andare sul 6-5, ma vediamo come si svilupperà questa azione di attacco. Bulic, Matà,
si appoggia su De Benedetto, si fa vedere Zizzo, Matà centrale, Vulic, si fa vedere Penacchio, viene ignorato e dialoga la batteria centrale Terzini della Banca Popolare, aiutare indietro Ponticella, poi Vulic, De Benedetto, altissima la difesa di Conversano, molto aggressiva, che recupera il pallone, qui buono però il recupero in difesa anche di Vulic, che sventa il pallone indirizzato a Rossetto e poi Ponticella fa 6-5. A tutto nasce da una verticalizzazione di Conversano, da un lancio lungo di Conversano che cercava Rossetto in contropiede, bravissimo Vulic a recuperare il pallone in difesa, a far ripartire i suoi e poi a servire il pallone sui 6 metri a Daniele Ponticella, che in un fazzoletto si è girato, ha messo il pallone alle spalle di Pasqualino Di Giandomenico. 6-5 per la Banca Popolare, quindi De Giorgio Nelson libera il mancino, anzi no, si appoggia sul Lupo, le finte di Jacopo Lupo che poi commette fallo in attacco, quindi riparte Fondi con Piero De Benedetto, l'idolo argentino ex River Plate, eccolo qui, servito da Vulic, sempre Vulic, poi Matà, il fallo di Matà che mette il pallone dentro, ma c'era stata una scorrettezza di Matà che al momento del tiro aveva impattato con il braccio sinistro sul volto di un avversario. Gli arbitri saggiamente hanno fischiato un fallo a favore di Conversano. Conversano ora che si trova a gestire questa azione di attacco. De Giorgio, Nelson, Lupo, De Giorgio, Jacopo Lupo, servire Nelson che ha lo spazio per tirare, lo trova e lo sfrutta nel migliore dei modi, Jacopo Nelson, 6-6, dopo 12 minuti e 38 secondi di gioco in questo primo tempo, bella azione qui del Conversano con Nelson che ha trovato lo spazio, ci si è infilato e non ha lasciato praticamente scampo alla difesa della Banca Popolare, quando è andato a trafiggere Maxim Voljubac con un mancino imprendibile, da lì può veramente far male quando ha lo spazio in avanti per tirare lo svedese. Vulic, Arena, Fondi in zona di attacco, il fallo qui, lo sfondo di Arena, riparte Conversano, Lupo, Rosso che poi abbandona il campo e lascia spazio a Ignazio De Giorgio, servito in questo momento De Giorgio centrale a dettare tempi ai compagni, Nelson, Jacopo Lupo, De Giorgio si appoggia su Lupo, poi Nelson per Rossetto, si fa vedere Lupo che viene strattonato e qui arriva un 2 minuti, abbiamo visto anche noi da qui dalla nostra postazione il tiro della maglia di Luigi Arena su Jacopo Lupo, quindi 9 metri per Conversano e Fondi in inferiorità numerica, si giocherà 6 contro 7 per i prossimi 120 secondi, 9 metri che sta per essere battuto, arriva adesso il fischio della coppia arbitrale, Nelson, Conversano in attacco, De Giorgio, Lupo, ancora De Giorgio, si difende Fondi, Lupo, Nelson a servire Rossetto, non ha lo spazio per andare alla conclusione, Nelson ancora su Rossetto che questa volta è libero e non sbaglia, Gian Valentino Rossetto, numero 23, classe 1996, mette dentro il pallone del 7-6 per Conversano, sfruttando al meglio il bel assist da parte di Nelson, che ha provato a servirlo prima, poi non c'erano gli spazi nel secondo tentativo. Poi Rossetto ha raccolto il pallone e l'ha messo in rete. De Benedetto, altissima, veramente altissima la difesa di Conversano che veramente non vuole lasciare spazi di manovra al Fondi, anche se la squadra di De Santis con queste conclusioni di Matà come in questo momento sta facendo veramente male alla difesa di Conversano, magari troppo sbilanciata in avanti in
fase difensiva, appunto, anche se qui è immediata la risposta della squadra di Tarafino. Partita veramente, abbiamo detto in apertura, che si preannunciava infuocata, e così è, perché le due squadre, lo ripetiamo, hanno ambizioni di classifica ovviamente diverse, le squadre che stanno facendo un campionato a parte con Versano lotta per aggiudicarsi lo scudetto a fine stagione, fondi per rimanere nella massima serie di pallamano, per non retrocedere. 8-7 il punteggio, qui sciupa tutto Luciano Zizzo sui 6 metri con il destro, riesce a mettere il pallone alle spalle di Gian Domenico. Il fallo in attacco però di Conversano, e quindi Fondi può respirare e può ripartire con Buric. Si riposiziona in difesa Conversano, De Benedetto fa tutto da solo, De Benedetto mette il pallone dentro, non perdona, sfruttando lo spazio Piero De Benedetto va a pareggiare i conti. 8-8 i minuti trascorsi in questo primo tempo, sono 16 De Giorgio centrale, Conversano con la sfera di gioco tra le mani, Nelson, Lupo centrale, dialogano i due nelle vicinanze, Lupo ancora, si fa vedere Giampaolo Sciorci che è ritornato a Conversano dopo essere stato lo scorso anno tra le fila di Fondi. Qui il pallonetto di Radovcic, che fino a questo momento non si è visto molto, anche se è, ha segnato un gol, qui la palla si è stampata sulla traversa, dall'altra parte sfrutta l'errore di attacco di Conversano Buric e non perdona, e soprattutto fa 9-8 per Fondi, che quindi ora conduce sul più 1. Dicevamo Radovcic che fino a questo momento è stato quasi un fantasma tra le file di Conversano, solo un gol per lui, qui il tentativo di pallonetto poco fa sbagliato, pallone che si è stampato sulla traversa e poi da lì è nato il contropiede di Fondi, che con Buric è andato a trovare il 9-8. Qui il tiro di Nelson si oppone ancora una volta con riflessi felini, Maxim Boljubac, lui che ormai tra i pali è una garanzia per la Banca Popolare Fondi. Marquez, Fernando Marquez, servito in questo momento neoacquisto del Fondi, ex giocatore del Lembolleno, ha siglato un accordo di 18 mesi con il Fondi nel mercato di gennaio. Qui arriva il time out chiamato da Alessandro Tarafino, allora noi andiamo con uno, con un piccolo spot pubblicitario. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Time out terminati qui al Palasport di Fondi, anche se le due squadre sono ancora sotto le direttive dei propri allenatori, ora sono sciolte entrambe dal raggruppamento. Fondi che conduce per 9-8 sul Conversano, Fondi che questa sera vorrebbe cercare di andarsi a prendere la quarta vittoria di questo campionato, che si riprende intanto a giocare perché è arrivato il fischio dei direttori di gara. Marquez, Arena, Fondi con il possesso della palla, Pennacchio, De Benedetto, Marquez, circolazione palla della squadra allenata da Giacinto De Santis, Marquez, Arena, De Benedetto,
a tagliare Dario Zanghirati. Fernando Marquez perde per un attimo il pallone, poi appoggia De Benedetto. Pennacchio, De Benedetto, Marquez, le finte di Marquez che poi va a guadagnarsi un fallo dei 9. Qui buona azione individuale del numero 66 della Banca Popolare Fondi Arena, Ponticella, dare una mano suoi indietro, De Benedetto c'è la segnalazione di passivo, quindi deve accelerare l'azione Fondi, però perde il pallone Pennacchio, qui in difesa, in ripiego, Marquez recupera un grande pallone e poi il pugno con Voliuvaz, può ripartire Fondi, ci ha provato ancora una volta il conversano a sfruttare questo contropiede, non c'è però riuscita come in precedenza quando poi ha subito la rete di Buric in quel caso, no, di Ponticella, scusate, in quel caso. Eccolo Ponticella, Marquez, De Benedetto. Il tiro di De Benedetto che quasi all'improvviso sorprende tutti, persino noi, persino la difesa di Conversano. Aspettavamo ancora un dialogo con il compagno. Qui il fallo su Amzic, il tiro di Rossetto, Voliuvaz dice di no. 10-8 per Fondi che riparte, adesso l'opportunità di andare solo più 3. Ponticella servito da Marquez, dice di no però di Gian Domenico. Fondi che rimane solo più 2, Fernando Marquez. Arena, si fa vedere Ponticella che poco fa si è divorato la rete del più 3 per i suoi. Si è visto negare la gioia del gol da Pasqualino di Gian Domenico. Fondi comunque in attacco e fa girare il pallone, Marquez serve Arena, ancora Fernando Marquez all'indietro per De Benedetto, Marquez va a terra, poi si rialza, il Fondi però dall'altra parte ad attaccare, De Benedetto, Marquez che ancora una volta ha problemi ad addomesticare il pallone, Marquez, il destro di Marquez troppo sulla traiettoria di Gian Domenico per poterlo impensierire, Nelson, difesa di Fondi anche alto in questo momento, in questa circostanza, Radovcic, Lupo, Amzic, Demis Radovcic, nel frattempo entra De Giorgio tra le fila del Conversano al posto di Jacopo Lupo, Nelson in posizione classica di terzino destro, Amzic e De Giorgio che si sono scambiati di ruolo e dialogano tra di loro, Amzic e poi De Giorgio, Nelson che vorrebbe liberare il mancino, poi si libera e si appoggia su De Giorgio, qui il fallo commesso su Giampaolo Sciorci e ci sarà un 7 metri a favore di Conversano quando sono trascorsi 21 minuti e quasi 20 secondi questa prima frazione di gara. Sulla linea dei 7 si porta Jacob Nelson, quindi sfida Lezia contro Ucraina, per citare le nazionalità di Nelson e Voliuvaz. La prima finta di Nelson, la seconda no, è il pallone che viene scaraventato in porta con tutta la forza di questo mondo. Jacob Nelson accorcia le distanze e fa 10-9, riportando il Conversano sul meno 1. È entrato nel frattempo Buric a dare manforte ai suoi tra le fila della Banca Popolare Fondi. Buric che va a schierarsi in posizione centrale. Marquez, serve proprio Buric in questo momento, poi Luigi Arena con una 5-1 adesso la difesa di Conversano. Marquez, Buric, ancora Fernando Marquez, Buric altissima, quasi a marcatore individuale, la linea difensiva degli uomini in maglia gialla, il fallo qui commesso su Luigi Arena, arriva l'ammonizione per Demis Radovcic che è il primo ammonito dei suoi. Marquez, Bulic, Marquez, il destro di Fernando Marquez, 11-9, riporta il Fondi sul più 2. Bel tiro di Marquez che tra l'altro ce l'ha nelle corde il tiro dalla distanza, anche se l'ha fatto vedere solo in questa circostanza, gli hanno lasciato lo spazio e lui è andato lì, scaraventato il pallone in porta e non ha perdonato. 11-9,
Fondi nuovamente sul doppio vantaggio. Nelson ha lo spazio per liberare il mancino, lo trova, lo sfrutta e va a battezzare l'angolino sinistro. Palla da una parte, portiere dall'altra. 11-10 e Conversano che ritorna sul meno 1. Bulic, Cascone, Marquez, Bulic si fa vedere Dario Zanghirati che poi si appoggia su Fernando Marquez. Arena, servire Bulic che si incune in mezzo a due difensori di Conversano e poi va a mettere il pallone nell'angolino destro, sorprendendo di Gian Domenico, sorprendendo tutta la difesa di Conversano. Bella azione individuale qui di Ivan Bulic che si è infilato come una lama di coltello nel burro, facendo male alla squadra pugliese e trovando il più 2 per Fondi, che vale, lo ricordiamo, il 12-10. De Giorgio all'indietro per Nelson che si appoggia poi su Amzic. Amzic, il palleggio, Amzic fa tutto da solo. Arnad Amzic, bosniaco, classe 1993, però attenzione perché il Fondi già dall'altra parte, il palo qui di Luigi Arena, non c'è un attimo di respiro adesso perché Lupo raccoglie il pallone servito di dai compagni e va a mettere il pallone alle spalle di Maxim Voljuvac. In un amen, il Conversano è andato a pareggiare questa partita 12-12, quindi veramente nel giro di nemmeno un minuto sono state ristabilite le sorti della parità tra le due squadre. Bulic si fa vedere Pennacchio, viene servito l'ala destra di Fondi, ex Albatro Siracusa. Fernando Marquez, De Benedetto, Cascone. De Benedetto si appoggia su Bulic, il destro di Bulic sotto le gambe dell'estremo difensore di Conversano. Bella rete qui di Bulic che con scaltrezza, adesso sempre Bulic, può ripartire per Fondi, poi ragiona, si appoggia su Marquez. Dall'altra parte c'era Cascone, viene ignorato, Marquez fa tutto da solo, trova il gol, 14-12. Adesso è il Fondi che in un amen si riporta sul più 2 e qui Tarafino è costretto a chiamare il time out perché deve registrare qualcosa tra i meccanismi dei suoi e ancora una volta noi andiamo in pubblicità. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi. Siamo terminati qui alla Palasport di Fondi, squadre che tra poco riprenderanno a giocare. Il Conversano si è già schierato per ripartire dopo il gol preso prima del time out da Fernando Marquez che ha portato la Banca Popolare sul risultato di 14-12, quindi sul doppio vantaggio. Fondi si è schierato anche lui in campo, pronto a difendersi da questo attacco di maglie gialle. Gioco che sta per essere ripreso, arriva adesso il fischio della coppia arbitrale dei signori Piello Panetta, quindi Conversano che può attaccare adesso. De Giorgio centrale, poi Amzic, De Giorgio, Nelson, si fa vedere Radovcic che viene servito, Radovcic, il destro di Radovcic che però sul tentativo di conclusione viene strattonato da un avversario. 9 metri già battuto per Conversano. Nelson si appoggia su De Giorgio che va a servire proprio Radovcic che questa volta da 6 metri a tu per tu contro Voljuvac non sbaglia.
Davis Radovčić, 14-13. Quando i minuti trascorsi sono quasi 27 nel corso di questo primo tempo. Mancano 3 e mezzo al termine di questa prima frazione di gara. Marquez centrale, si appoggia su De Benedetto, poi lo scarico per Ivan Vulić, il destro di Vulić, questa volta di Gian Domenico, si fa trovare pronto con due mani, dice di no al tentativo di tiro del croato in forza al fondi. Qui c'è un cambio di palla, quindi viene attardata la ripresa del gioco. Ora giustamente i giocatori tutti a toccare il pallone per prendere confidenza. È entrato nel frattempo anche il capitano di Conversano, Umberto Giannoccaro, a dare qualità e quantità e peso soprattutto in attacco a Conversano. Nelson De Giorgio, eccolo qui Giannoccaro, si appoggia su Nelson, poi Amzic che prova a tagliare, non riesce. Radovčić raccoglie un pallone che stava per terminare fuori, ancora con Versano a far circolare il pallone. Amzic, il destro di Amzic, pallone che va a finire sul palo, poi rimane sotto il gambone di Bogliubas, è ripartito fondi, il fallo su 6 metri, lascia continuare l'arbitro, il tiro poi di Marquez, la risposta di Gian Domenico. Anzi di Caro, chiedo scusa. E Conversano che è ripartito. Nelson, il fallo qui in attacco, fischiato contro Conversano. Stava per ripartire fondi, poi l'arbitro fa ripetere la battuta. Marquez, Vulić, rieccolo Matà che per larghi tratti in questi ultimi minuti non si era visto. De Benedetto, fondi a far girare la sfera di gioco. De Benedetto, Matà, Vulić, serve Matà all'indietro ancora per Ivan Vulić, poi Pennacchio con il mancino all'indietro per Vulić, De Benedetto, il destro di De Benedetto che non lascia scampo a Conversano, mette il pallone dentro Piero De Benedetto, quando ormai siamo giunti al 29esimo di questo primo tempo. ...15-13 il risultato a favore della Banca Popolare Fondi. Conversano in fase di attacco adesso, attenzione però, perché la squadra di Tarrafino attacca con Nelson, De Giorgio, ancora Nelson, lo scarico su Amzic che si appoggia velocemente su Radovčić, la risposta prontissima e immediata di Bogliubas che dice di no, riparte la Banca Popolare Fondi. De Benedetto, Matà, si è rischierata in difesa la formazione pugliese. Frattempo Marquez lascia spazio a Vulić che va a ricoprire il ruolo di terzino sinistro. Vulić, eccolo qui, che va a servire subito Zizzo, dialogano i due. Matà, l'ultima azione di questo primo tempo sarà a favore del Fondi che con tutta la calma del mondo vuole portarsi sul suono della sirena con il pallone in proprio possesso. Vulić, il tiro di Vulić sporcato, la palla che termina dentro, 16-13, finisce qui il primo tempo e quindi Fondi che nei primi 30 minuti conduce di più 3 sul Conversano. Bella partita, speriamo che il secondo tempo sia lo stesso così. 10 minuti di pausa e poi torniamo qui live in diretta per il secondo tempo tra Banca Popolare Fondi e Conversano, gara che, lo ricordiamo, è valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A Beretta maschile. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. We'll be right back.
leader nella fornitura di tecnologie post raccolta. Da 30 anni sul mercato offrendo consulenza, progettazione, installazione e assistenza tecnica. Saim, la tecnologia per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi. Nella fornitura di tecnologie post raccolta. Da 30 anni sul mercato offrendo consulenza, progettazione, installazione e assistenza tecnica. Saim, la tecnologia per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. E quindi, gentili telespettatori, rieccoci collegati dal Palasport di Fondi per il secondo tempo tra Banca Popolare Fondi e Conversano. Primo tempo che si è concluso con il risultato favorevole alla squadra di casa per 16-13, quindi è andata a concludere sul vantaggio di più 3 la formazione di De Santis su quella di Tarafino, formazione di Tarafino che è partita in questo secondo tempo attaccando e lo fa con Amtic che ha lo spazio per andare a liberare il destro e fa subito gol il Conversano dopo nemmeno 30 secondi, 16-14, parte fortissimo la squadra di Tarafino, dall'altra parte il Fondi però arena, il destro respinge di Gian Domenico e poi pallone che termina nelle mani di Jacopo Lupo, il Fondi si riposiziona in difesa, è veramente partito, è veramente iniziato fortissimo questo secondo tempo. Nelson, Conversano in attacco, Fondi con una 6-0. Amzic, Nelson, De Giorgio, Nelson, si può vedere ancora Ignazio De Giorgio, poi Amzic, l'appoggio su Nelson che scarica sempre per Amzic, trattenuto da 2, nello specifico da Matà, 9 metri per Conversano che viene battuto in questo preciso istante. De Giorgio, Nelson, il palleggio dello svedese, poi De Giorgio si incunea allo sfondo però fischiato Ignazio De Giorgio, riparte Fondi, si riposiziona velocemente in difesa con Conversano. Arena prende confidenza con il pallone. Bulic, ancora Arena.
5-1 la difesa di Conversano, praticamente così dall'inizio della partita. Un Conversano che è arrivato qui a Fondi con una linea di difensiva davvero, davvero alta sin dall'inizio. Sono queste le predisposizioni che le stanno dando fino a quel pallone perso in attacco dalla Banca Popolare. Quindi Conversano velocemente, Amzic il destro, anzi nono, può liberare perché è arrivato a infastidirlo Jonas Matà. 9 metri per Conversano. De Giorgio, Nelson nello stretto, i due a dialogare. De Giorgio, ancora Jacob Nelson. Sciorci non perde il pallone sul disturbo di Vulic, poi Amzic, ancora Vulic a dar fastidio all'attacco di Conversano. Ancora 9 metri per la formazione allenata da Alessandro Tarafino. Prima di poter riprendere a giocare però bisogna attendere l'intervento dello spazzolone in campo. Sono trascorsi già quasi 3 minuti questo secondo tempo, Fondi in vantaggio di più 2. Trovato nella ripresa il gol Arnad Amzic per il Conversano nei primi 30 secondi, poi ora che ne sono trascorsi quasi 3 non si è vista più una rete in questo secondo tempo. Nelson, Amzic perde il pallone, poi lo riaccoglie però Goljubac con i piedi dice di no, trattiene il pallone lì, ripartenza a Fondi ma il Conversano si è schierato in difesa. Matà libera il mancino, Matà spara però sul fianco di Gian Domenico, recupera un buon pallone qui Arena, servito Matà sui 6 metri, non sbaglia Jonas Matà contro di Gian Domenico. Va a perdonare l'errore precedente, anche se questa volta era nettamente più facile la sua conclusione a rete, 17-14. E la Banca Popolare Fondi dunque che si riporta sul più 3. Ora però deve difendersi la squadra rosso-blu dagli attacchi degli uomini in maglia gialla. Qui non si capiscono con questo retropassaggio i giocatori di Conversano, poi però raccolgono il pallone quindi fanno girare la sfera di gioco, il tiro dalla destra praticamente di Nelson che da lì con il mancino va a trovare un angolino inarrivabile per Goljubac. 17-15, riduce lo svantaggio Conversano, Fondi però in attacco, Pennacchio tagliare il campo, poi esce e lascia spazio a Francesco Cascone che va a ricoprire il ruolo di ala destra. Arena all'indietro, Vulic a cercare Ponticella, almeno a provare di servirlo. Qui Conversano con Radovcic va a trovare la rete del 17-16, tentativo di attacco sbagliato di Fondi, poi Nelson trova il 17-17, gol che viene convalidato e Fondi che praticamente veramente in un attimo si è vista scivolare via i 3 gol di vantaggio. Conversano in un amen è andato a prendersi il pareggio 17-17 dopo 5 minuti e 10 secondi trascorsi nel corso di questo primo tempo, di questo secondo tempo, scusate, quindi tutto da rifare per la Banca Popolare Fondi. Ristabilita la parità in campo. Vulic d'Arena, ancora Ivan Vulic, serve De Benedetto. Poi sempre il croato che libera il destro, palo rete, palla che si insacca alle spalle di Pasqualino di Gian Domenico, 18-17 e la squadra di De Santis ritrova il vantaggio. Nelson Rosso che poi esce e lascia spazio a Ignazio De Giorgio che va a ricoprire il suo classico ruolo in cabina di regia. De Giorgio, Nelson attacca adesso la squadra in maglia gialla, capolista di questo campionato con 12 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il tiro qui di Ignazio De Giorgio che trova il 18-18 per Conversano. Fondi è già in attacco però, De Benedetto lo sfondo qui dell'italo argentino.
significato il tentativo di attacco della Banca Popolare Fondi. Ora con Versano alla grossa opportunità di rimettere la freccia e portarsi in vantaggio. Vediamo come si svilupperà questa azione da parte degli uomini di Tarafino. Amzic vuole liberare il destro, non ci riesce perché è stato trattenuto da Cascone in difesa, e quindi 9 metri che sta per essere battuto, è stato anzi battuto in questo momento dalla squadra pugliese. Radovcic, servire Rossetto, il pallonetto di Rossetto, però non si lascia ipnotizzare Mogliubas, che poi praticamente regala un pallone a Conversano. Rossetto, il sinistro di Gian Valentino Rossetto, che mette il pallone dentro, 19-18, ma qui una grossa ingenuità di Maxim Mogliubas, che prima si era opposto al pallonetto di Rossetto, poi ha regalato un pallone a Conversano. E su quella ripartenza, diciamo, proprio Rossetto è andato a fare 19-18. Piccolo spot pubblicitario per noi. Leader nella fornitura di tecnologie post raccolta, da 30 anni sul mercato offrendo consulenza, progettazione, installazione e assistenza tecnica. Saim, la tecnologia per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Arrivato il suono della sirena qui al Palasport, dove Banca Popolare Fondi e Conversano si stanno affrontando in questa che, lo ricordiamo ancora una volta, è la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A Veretta maschile. Nonostante il suono della sirena, il Conversano è ancora sotto le direttive di Alessandro Tarafino. Fondi che va a riposizionarsi in campo, Fondi che dovrà ora, portandosi in attacco, andare a trovare il pareggio. Conduce il Conversano per 19-18. Fondi che fino a qualche momento fa, per chi si fosse collegato solo in questo momento, lo ricordiamo, era in vantaggio di più 3 sul Conversano. Poi praticamente nel giro di un minuto la squadra di Tarafino ha ribaltato il risultato, prima andando a pareggiare la partita e poi sfruttando un errore di Fondi in difesa e mettendo la freccia del 19-18. Fondi in attacco, però attenzione, Ponticella fa girare il pallone per i suoi, poi De Benedetto si appoggia su Zizzo che era libero, però gli è arrivato un pallone, un passaggio non preciso. Buric, ancora Zizzo, il pallonetto di Luciano Zizzo, qui troppo superficiale, se possiamo usare questo termine, il tentativo di conclusione del numero 88 di Fondi. Quindi nulla da fare per la Banca Popolare di Fondi, che rimane in svantaggio di 1. E ora Conversano che attacca. Nelson, De Giorgio, è entrato Jacopo Lupo. Nelson, De Giorgio, Nelson ancora, che serve proprio Lupo, si alza De 9, poi scarica all'indietro. Radovcic, serve Lupo che si inserisce come un treno lì in quel buco difensivo lasciato dalla Banca Popolare Fondi. Arriva anzi anche un 2 minuti a Luigi Arena. Era il terzo 2 minuti per Luigi Arena, che quindi viene espulso definitivamente dalla partita. Abbandona il campo particolarmente contrariato Luigi Arena, che adesso lascia i suoi in inferiorità numerica per 2 minuti. Nervosissimo Arena, che ha abbandonato il campo accompagnato da uno dei dirigenti del Fondi, Francesco Livoli.
20-18 il risultato a favore di Conversano, che adesso per 120 secondi può e deve sfruttare la superiorità numerica, sfruttare gli spazi che inevitabilmente andrà a concedere in difesa la Banca Popolare Fondi. Si riprende a giocare, 9 minuti trascorsi in questo secondo tempo, il Fondi ad attaccare. Si è perso un po' di tempo per l'espulsione di Arena, che è incappato nel terzo 2 minuti e quindi è stato costretto ad abbandonare il 40-20 del Palasport di Fondi. Fondi che adesso in attacco. Mata. Vulic, ancora Mata. Altissima la difesa di Conversano, arriva la segnalazione di passivo della coppia arbitrale, qui De Benedetto lo scarico verso la porta, viene però fermato dal muro giallo di Conversano. Mata, libera il mancino Mata, quasi chiamato però il suo tiro, quindi Di Gian Domenico risponde presente, mette il pallone in rimessa, viene battuto in questo momento. Fondi che staziona ancora in attacco. Mata, De Benedetto, si fa vedere Ponticella, poi sempre Mata. Vulic si appoggia su Piero De Benedetto, ancora Vulic. Mata libera il sinistro, troppo centrale però per poter impensierire Pasqualino di Gian Domenico, che con la doppia mano ha messo il pallone fuori. Qui nel frattempo però è stata fischiata una rimessa a favore del Fondi, che quindi permane in zona di attacco. De Benedetto, Vulic, circolazione di palla della formazione rossoblu. Mata all'indietro, Vulic, De Benedetto, non ci sono spazi. Vulic, il sottomano, risponde ancora una volta presente di Gian Domenico. Segnalazione di passivo intanto, De Benedetto deve accelerare il tiro verso la porta a Fondi, qui sui 6 metri viene servito Ponticella da Cascone, che però spreca tutto. Grossa chance qui per Fondi di andare a rete, tutto sprecato però con l'intervento di Gian Domenico. Conversano in attacco adesso. Rossetto, De Giorgio, si fa vedere Nelson in posizione centrale, si appoggia ancora su Ignazio De Giorgio, poi Nelson, Amzic, l'appoggio su Radovcic, Nelson con il mancino, trova l'angolo destro, c'era quasi arrivato Voliuvaz, che però non ha impattato bene il pallone, palla che è terminata dentro, 21-18 per Conversano, quindi si porta adesso sul triplo vantaggio. De Benedetto, Mata, è già partita l'azione offensiva di Fondi. Vulic, ancora De Benedetto. Zizzo prova a smarcarsi dalla pressione avversaria. Mata, De Benedetto, subisce la marcatura di Nelson, poi Vulic sui 6 metri, si gira a Cascone in un fazzoletto, mette il pallone dentro. Rete che viene convalidata, 21-19 per il Conversano, ma arriva un 2 minuti per Jacopo Lupo, che quindi lascerà i suoi in inferiorità numerica. Per i prossimi 120 secondi, e in questo caso dovrà essere Fondi brava ad approfittarne. Si attarda la ripresa del gioco perché c'è stato l'intervento dello spazzolone, allora ne approfittiamo un attimo per andare
elencare quelli che sono gli altri match della giornata, perché alle 18 si sta giocando anche la sfida tra Santarelli, Cingoli e Bolzano, la sfida delle 18:30 iniziata da mezz'ora, quella tra Bressanone e Salumificio Riva Molteno. Alle 19 ci sono in programma tre sfide, quelle tra Trieste e Sassari, tra Spare Repane e Pressano, tra Ego Siena e Acquestapone di Orfasano. Domani si chiude con il posticipo tra Alba Sul Siracusa e Cassano Magnago alle ore 16. Fondi qui è ripreso il gioco, ripresa la partita tra Banca Popolare Fondi e Conversano, con la squadra in maglia gialla che adesso si trova in zona di attacco. Di Giorgio fa tutto da solo, Ignazio De Giorgio, poi sfrutta lo spazio in avanti per andare a far male alla difesa della Banca Popolare Fondi, trovando il 22-19 per Conversano. Bulic, De Benedetto, Matà, giro palla di Fondi, Bulic, lo scarico su Matà, si fa vedere Cascone, poi però palla intercettata da Conversano, messa fuori, ribattuta in questo momento, Matà, De Benedetto, Matà si appoggia su Cascone che si inserisce, poi tentativo di tiro di Francesco Cascone che subisce un fallo dei 9, battuto in questo momento. Fondi a dar fastidio a Conversano in attacco, Matà a servire solo dall'altra parte, Zizzo che questa volta trova una bella soluzione che va praticamente a mettere il pallone sotto la gamba alzata di Gian Domenico. 22-20 e riduce il gap di svantaggio Fondi quando mancano praticamente poco più di 15 minuti al termine della gara. Conversano che conduce sul più 2. De Giorgio, si fa vedere Nelson che poi serve sui 6 metri Radovcic, anzi Rossetto, chiedo scusa, che trova il palo, però c'era stato un fischio precedente dei direttori di gara, quindi ci sarà un 7 metri a favore di Conversano e sul punto di battuta si porta ovviamente Jacob Nelson, che nel primo tempo non ha sbagliato contro Voljuvac, vincendo questa sorta di duello personale contro il portiere della Banca Popolare Fondi. Nelson contro Maxim Voljuvac. 22-20 per Conversano. La prima finta, poi sul secondo tentativo mette il pallone dentro. Nelson fa 23-20 più 3 per Conversano. Fondi che si riporta in attacco con De Benedetto. Sempre alta la difesa della squadra di Tarafino. Bulic, scambio di posizione con Zizzo, quasi in doppio pivot Fondi ora, De Benedetto si appoggia su Matalo, scarico immediato su Bulic, poi Cascone, ancora Bulic, non ci sono grossi spazi e quindi Bulic è costretto a fare tutto da solo, qui iniziativa personale del croato, ex giocatore del Next Handball. È arrivato un 7 metri fischiato alla Banca Popolare Fondi che ora può accorciare le distanze portandosi sul 23-21. Vediamo se sarà effettivamente così. Sul punto di battuta Piero De Benedetto contro di Gian Domenico, non sbaglia De Benedetto, fa 23-21. Fondi ora che deve rincorrere il doppio svantaggio, ma attenzione a questo attacco di Conversano. Nelson, De Giorgio, ancora Nelson servito in posizione centrale, si appoggia su Amzic, Nelson, poi De Giorgio, tentativo dall'altra parte a cercare da Radovcic, aveva sorpreso questo passaggio la difesa di Fondi, poi però si è opposto con una saracinesca Maxim Voljuvac, è ripartito dalla Banca Popolare Fondi, Matà, Buric raccoglie questo brutto passaggio. Matà,
si rischiera bene in difesa ora con Versone, quindi la Banca Popolare Fondi è costretta a ragionare su questa azione. Matà, il tentativo di tiro dalla distanza, pallone che però rimbalza a terra e favorisce l'intervento di Gian Domenico, può ripartire con Versano, poi però preferisce ragionare Arnad Amcic, che dialoga sotto la nostra postazione con Demis Radovcic. Il pallone è già però dall'altra parte con Nelson, poi servito nuovamente Amcic, Nelson, De Giorgio, ancora Nelson all'indietro, De Giorgio si appoggia anche, no? Anzi no, perché perde il pallone, recupera Amzic che per un attimo se lo allunga, poi pallone che termina sui piedi di Ponticella, anche se però in maniera involontaria. De Giorgio, Nelson, il sinistro, risponde Boliuvaz mettendo il pallone fuori, ci sarà però una rimessa per Conversano. Nel frattempo il time out chiamato sulla panchina di Alessandro Tarafino e noi andiamo in pubblicità. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Finito il tempo di time out a disposizione dei due allenatori, De Santis sulla panchina di Fondi, Tarafino su quella di Conversano. Conversano che si rischiera in campo adesso anche la Banca Popolare Fondi, che però dovrà difendersi dagli attacchi degli avversari che conducono di 2, 23-21. Risultato a favore di Conversano. Si riprende a giocare in questo momento dopo il fischio dei direttori di gara. De Giorgio, Amzic, si fa vedere sempre De Giorgio che viene servito, il passaggio all'indietro per Nelson che poi serve Giannoccaro che destramente sbaglia tutto, poi è rimasto a terra il capitano di Conversano che ha subito un colpo. Ancora terra di Giannoccaro che è raccomitolato sul parquet praticamente, si tiene il gomito sinistro piegato. Adesso si è rialzato il capitano di Conversano. È entrato anche lo spazzolone per asciugare il terreno di gioco. Viene accompagnato fuori Umberto Giannoccaro che anzi si tiene il braccio destro, quindi si adesso va a protestare di Giannoccaro che protesta troppo. Chiamano 2 minuti dalla panchina di Fondi. Qui Giannoccaro che prima è stato a terra, poi una volta alzato praticamente è andato a lamentarsi con i direttori di gara come se il dolore in un attimo gli fosse già passato. Rimproverato anche dalla sua panchina Umberto Giannoccaro, palesemente innervosito, arriva anche una ammonizione per lui in questo momento.
poi un due minuti a Giannocca. È arrivata adesso la decisione degli arbitri, questo due minuti a Giannocca, quindi il capitano di Conversano è costretto a stare in panchina per i prossimi 120 secondi. 23-21 a favore di Conversano, 18-31 sul cronometro. Si attarda ancora la ripresa del gioco, una partita ovviamente adesso che comincia a farsi sentire, si stanno scaldando gli animi perché i due punti di questa sera sono importanti per entrambe le formazioni. Il Conversano per allontanare le pressioni del Siena che è al secondo posto è a meno 3 e che scalpita la squadra allenata da Dumnic. Dall'altra parte il Fondi che vuole allontanarsi più velocemente possibile dalla zona retrocessione. Fondi che lo ricordiamo è penultimo in classifica a 6 punti. Vulic, è ripreso il gioco De Benedetto, poi Cascone, De Benedetto, l'appoggio su Ivan Vulic, lo scarico poi su Zinzo, c'è lo sfondo però di Vulic che ha mandato a terra già Valentino Rossetto, si riposiziona in difesa la Banca Popolare Fondi ed ora il Conversano può ripartire con tutta la calma di questo mondo. Conversano in inferiorità numerica che ricorre all'extra player in campo, Radovcic, Nelson, si fa vedere Amzic che poi taglia andando centralmente, lo scarico su De Giorgio che scaraventa il pallone in porta, trova l'opposizione di Voglio, Mazzarino però un due minuti fischiato a un giocatore della Banca Popolare Fondi, crediamo si tratti, sì, lo confermiamo, si tratta di Francesco Cascone. Si tratta di Francesco Cascone, quindi ristabilita anche la parità numerica in campo, 6 contro 6, ci sarà un tiro dei 7 metri a favore di Conversano sul punto di battuta, sulla linea dei 7, siamo ancora una volta Jacob Nelson, che fino a questo momento ha fatto 2 su 2, vediamo se si ripeterà per la terza volta. Jacob Nelson contro Voljuvac, questa volta l'opposizione di Voljuvac con il piede destro che ha ipnotizzato il terzino svedese, classe 88 di Conversano, risultato che quindi rimane invariato 23-21 ed ora il Fondi ha la grossa opportunità di portarsi sul meno 1 con 10 minuti da giocare al termine della partita. De Benedetto, Mata, ancora De Benedetto, Vulic, Zizzo, Vulic perde però il pallone qui malamente, qui poi porta sguarnita per Fondi con De Santis che aveva giustamente optato per l'extra player in campo vista l'inferiorità numerica, se poi però Vulic va a perdere quel pallone giustamente non può essere colpa dell'allenatore che ha deciso di utilizzare l'extra player, quindi Conversano che non ha perdonato, ha messo dentro il pallone del 24-21 riportandosi sul più 3. Fondi in attacco, De Benedetto, Vulic, Mata, libera il sinistro, pallone che colpisce la rete ma è quella esterna, sospiro di sollievo per Pasqualino di Giandomenico ma soprattutto per tutto il Conversano. Adesso fa girare il pallone e avanza lentamente a creare fastidio in attacco alla Banca Popolare Fondi. De Giorgio, Nelson, si fa vedere Rossetto che serve Jacob Nelson, poi De Giorgio, serve ancora una volta Rossetto che taglia tutto il campo, Amzic sui 6 metri, trova Sciorci che poi si gira, si guadagna il fallo dei 7. Ogni volta è rigore!
7 metri quindi per Conversano, vediamo chi si porterà sul punto di battuta questa volta dopo che Nelson ha fatto 2 su 3 in precedenza. Vediamo che Radovčić è ancora con il pallone tra le mani. Probabilmente sarà lui a battere questo tiro dai 7 contro Voljuvac. Gliel'ha concesso Nelson dopo l'errore precedente. 24-21, Conversano che quando siamo giunti quasi al 22esimo del secondo tempo ha l'opportunità di andare sul risultato di 25-21. Ancora problemi, non si riesce a far ripartire il gioco, a far ripartire l'incontro. Ultime sistemazioni degli arbitri sulla panchina di fondi, è arrivato anche con 2 minuti rivolto a un giocatore della Banca Popolare di Fondi, anche se da qui non siamo riusciti a capire di chi si trattasse. Ancora a parlare con uno dei due arbitri, Giacinto De Santis, si attende il fischio per questo tiro dei 7 metri per far ripartire questo incontro tra Fondi e Conversano. 24-21 per la squadra di Tarafino. Sul punto di battuta Radovčić si riprende a giocare in questo momento. Radovčić lo sbaglia e fa 25-21, doppio break di vantaggio per Conversano, che quindi agguanta il più 4. Adesso inizia a farsi scomoda la situazione per Fondi, soprattutto quando mancano 8 minuti al termine della gara. Mata, circolazione palla, De Benedetto, Vulić, Mata, De Benedetto, si fa vedere Daniele Ponticella, ancora Jonas Mata, Vulić centrale, si appoggia su De Benedetto, lo scarico poi per Mata, De Benedetto, il tiro anzi no, preferisce appoggiarsi su Vulić, poi ancora De Benedetto, va a servire nuovamente il croato, la segnalazione di passivo arriva in questo momento, Mata, l'appoggio, poi non riesce perché viene strattonato da Jacopo Lupo. De Benedetto all'indietro, Vulić a servire sui 6 metri il compagno, poi recupera palla con Versano che sul contropiede non perdona con Giovalentino Rossetto. 26-21 più 5 per Conversano, che quindi fa registrare il massimo vantaggio di questo incontro. Qui il time out chiamato saggiamente, visti gli ultimi minuti, da Giacinto De Santi sulla panchina della Banca Popolare Fondi. E quindi noi ci concediamo ancora una volta un piccolo spot pubblicitario. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi. Terminati adesso i time out, Conversano già schierato, il Fondi si affaccia dalle parti degli avversari in questo momento. Fondi chiamato ad una difficile situazione, ovvero quella di recuperare 5 gol di svantaggio dal Conversano. Quando mancano praticamente poco meno di 7 minuti al termine dell'incontro,
sembra difficile, staremo a vedere. Dovrà essere bravo a sfruttare tutte le occasioni che capiteranno in attacco la squadra di De Santis, anche e forse soprattutto a difendersi meglio. Matà, De Benedetto, si fa vedere Ponticella. Matà, serve centrale Vulic che si appoggia nelle vicinanze su De Benedetto. Poi Vulic vuole fare tutto da solo, viene letteralmente cinturato da Jacopo Lupo. 9 metri per Fondi, che è stato battuto. Vulic, circolazione palla del rossoblù. Ponticella, Matà, Vulic a servire De Benedetto, poi Zizio, anzi no, Zanghirati. Matà, arriva la segnalazione di passivo degli arbitri, il tiro qui, o perlomeno il tentativo da parte di Ponticella, è arrivato il fischio dell'arbitro, soprattutto è arrivato un 7 metri a favore della Banca Popolare Fondi. Entra tra i pali per Conversano con il numero 1, Pasquale Di Caro, portiere classe 2000. Che dovrà difendersi tra poco dal duello contro Piero De Benedetto. Si attende il fischio della coppia arbitrale che arriva in questo momento. De Benedetto contro Di Caro, che para con il gambone destro il tiro dei sette al terzino di Fondi, centrale terzino della Banca Popolare Fondi. Quindi salva i suoi, salva il risultato Di Caro, mantenendo Conversano sul risultato di più 5. Pallone terminato fuori, il Fondi ne ha approfittato per rimetterlo in gioco, annullando quindi anche il passivo. Vulic, De Benedetto, il destro di De Benedetto, palla che però termina fuori, non può impensierire qui la difesa pugliese. Nelson, centrale, si appoggia su Lupo, poi nelle vicinanze dialoga con Demis Radončić. Lupo si appoggia su Nelson, poi De Giorgio, il passaggio per Nelson, ancora Lupo. Nelson, centrale, a dettare i tempi di gioco ai suoi. Lupo, De Giorgio, trova una soluzione per scardinare la difesa con Conversano. Poi arriva il 9 metri fischiato, De Giorgio indietro per Nelson che viene strattonato, ma anche in rete Nelson, c'era stato però prima il fischio dei direttori di gara, quindi 9 metri per la squadra di Alessandro Tarafino. Si riprende a giocare con il Conversano in fase di attacco. Lupo, Nelson, ancora Jacopo Lupo, si fa vedere Demis Radončić, poi De Giorgio, Nelson con il sinistro, poi viene liberato Rossetto che con il mancino non sbaglia, fa 27-21 e porta il Conversano sul più 6. Con 4 minuti da giocare, ovviamente sta per mettere quasi in cassaforte questo incontro la capolista. Matà, Ponticella, poi Matà, si fa vedere Marquez che però viene ignorato da Jonas Matà, che qui perde un brutto pallone in attacco, aveva provato a servire Ponticella sui 6 metri. Dall'altra parte Rossetto con un pallone toccato con la giusta dose di giro che sorprende Voljuvac, 28-21, più 7 per Conversano che adesso sta letteralmente dilagando, completamente in bambola tutta la formazione della Banca Popolare Fondi. Si
che continua imperterrita ad attaccare. Marquez, De Benedetto perde il pallone, poi lo riconquista però Fernando Marquez, che si appoggia su De Benedetto. Giro palla della Banca Popolare Fondi, Marquez viene fermato, 9 metri per i rossoblù, che viene battuto in questo momento da Ponticella, che si appoggia su Marquez, arriva però la chiamata dell'arbitro, non abbiamo capito esattamente perché cosa. Qui è arrivato in 2 minuti per Alessandro Tarafino. Non abbiamo capito sinceramente per cosa, perché il gioco si stava sviluppando in maniera tranquilla, forse per qualche parola di troppo del mister Di Conversano rivolta sulla panchina del Fondi, ma non diamo nulla per certo, perché effettivamente da qui, la nostra postazione, non abbiamo capito cosa sia successo, perché ripetiamo, il gioco si stava svolgendo in tutta regolarità con il Fondi che stava attaccando, poi è arrivata la chiamata dei direttori di gara a fermare l'incontro. Fatto sta che adesso si riprende a giocare e il Fondi in attacco. Ponticella, Matà, Marquez, il palleggio di Marquez che poi va al tiro, però trova l'opposizione di Gian Domenico, che si è trovata praticamente tra i piedi. Il tentativo di Marquez non era tra i più forti. Conversano si riporta in zona di attacco. De Giorgio, ora con 2 minuti al termine della partita, Conversano può fare quello che vuole ragionando. De Giorgio, il pallone qui messo quasi con una sorta di pallonetto, con nonchalance da parte di Ignazio De Giorgio, che fa 29-21, porta il Conversano sul più 8. In Fondi non sta praticamente giocando da 10 minuti. Buric, Matà, l'appoggio, perlomeno il tentativo di appoggiarsi sul pennacchio, pallone che è terminato fuori in rimessa, che è stata battuta dagli uomini di Giacinto De Santis. Marquez, il tiro di Marquez, si oppone Pasquale Di Caro. Adesso manca un minuto al termine. Il Conversano che quindi si avvicina alla 13ª vittoria in campionato. Qui arriva il time out chiamato sulla panchina di Alessandro Tarafino, che ovviamente vuole gestire praticamente questi ultimi secondi del secondo tempo. Ultimo spot pubblicitario per noi e poi ci ricolleghiamo con gli ultimi istanti tra Banca Popolare Fondi e Conversano. Leader nella fornitura di tecnologie post raccolta, da 30 anni sul mercato offrendo consulenza, progettazione, installazione e assistenza tecnica. Saim, la tecnologia per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Eccoci ricollegati qui dal Palasport di Fondi per assistere a questi ultimi 43 secondi per l'esattezza, al termine della gara che vede il Conversano in vantaggio di 29-21 sulla Banca Popolare Fondi. Conversano che, ripetiamo, sta per andarsi a prendere la 16ª vittoria di questo campionato, portandosi a 27 punti. Fondi che invece rimane a 6 punti in classifica, in penultima posizione, dietro c'è il Molteno a meno 4. Matà, ultimi
10 secondi da giocare, attacca a fondi, Matala serve Cascone sui 6 metri che poi si gira. Viene fischiato un fallo dei 9 alla squadra di De Santis. Ma la gara termina qui con Versano. Batte fondi 29-21 e quindi lo ripetiamo ancora una volta, centra la 13ª vittoria di questo campionato, allunga in classifica a 27 punti fondi che invece incassa la 12ª sconfitta stagionale. Prima di chiudere ricordiamo i prossimi appuntamenti delle due squadre che giocheranno il 6 febbraio. Il Fondi farà visita a Bolzano nella sfida delle ore 18, mentre il Conversano ospiterà il Siracusa alle ore 19. Grazie per essere stati in compagnia, in nostra compagnia. Ricordiamo ancora una volta il punteggio: Conversano batte Fondi 29-21. È tutto da Vittorio Pannone. Buon proseguimento sui canali di Eleven Sports.